Kef, le punte, Rodomonti l'arbitro di questa sfida così attesa, una tradizione negativa per l'Inter nelle ultime 6 trasferte a Parma, pensate, aveva sempre perso e oggi non è riuscita a fare di più. Primo piano per Buffon, dobbiamo dire grandissimo momento per il giovane portiere del Parma, anche oggi protagonista, sicuramente un grande avvenire, luminosissimo per lui. Siamo alle prime battute. La gestione della palla per l'Inter, West in un disimpegno, come detto Simoni ha proposto almeno nel primo tempo Zanetti esterno di sinistra, mentre vediamo ben arrivo per il Parma, lungo cross di Dino Baggio, il pallone in aria, Sartor, arriva Stanic, attenzione, Chiesa, tentativo di Veronica, a terra Pagliuca. Questa era una buona opportunità per il Parma, ma non era facile per Chiesa calciare in porta questo tiro perché si è trovato con le spalle girate, si è dovuto girare completamente. Bravo Pagliuca a essere sul primo palo e a coprire il palo suo. E dopo soli 3 minuti di gioco dunque il portiere nerazzurro chiamato all'intervento, insiste ancora la formazione di casa, abbiamo visto Dino Baggio alleggerire all'indietro, poi l'azione con Zemaria sulla destra, va incontro Fiore, preferisce il cross Zemaria, grappolo di giocatori, ancora un intervento di Pagliuca, il tocco di Stanic. E si lamenta, mi pare, il portiere nerazzurro con i propri compagni. Ecco, rivediamo il cross, vedete come i giocatori interisti saltano fuori tempo e ne approfittano i giocatori del Parma. Si alza Simoni, capisce che qualcosa non va, pressione quindi del Parma nelle prime battute di gara. Con la nostra sintesi siamo al 13°, un colpo di testa di Hernan Crespo, poi Stanic, molto forti muscolarmente i giocatori del Parma. Attenzione, Chiesa libera il sinistro centrale questa volta per Pagliuca. E malgrado i numerosi difensori da parte dell'Inter, riesce sempre a calciare in porta il Parma. Guardate questo tiro di collo pieno di Chiesa. Bravo Pagliuca. Si riparte da Thuram, l'inerzia della gara è per i gialloblu. Ma c'è un pallone recuperato a centrocampo. L'Inter si distende con Zanetti, attenzione Ronaldinho in area, libera il suo sinistro, a terra Buffon, primo acuto del brasiliano. Era da una posizione molto difficile, era molto defilato sull'esterna sinistra, non era facile trovare la porta né imprimere al pallone la sufficiente forza per mettere in difficoltà Buffon. Ecco, rivediamo il tiro, Buffon sul pallone. Insiste comunque la squadra Simoni. Simeone ancora per Ronaldinho, l'intervento in area di Cannavaro, 5 secondi di break per noi. 007 GoldenEye, solo su Nintendo 64. Da GIC. Siamo intorno al 20°, Simeone, la replica dell'Inter che si scuote, ancora l'argentino per Moriero, il cross tagliato, Buffon, vedete, è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Questo era un tiro cross di Moriero, ma Buffon, uno dei portieri, come abbiamo detto, più in forma del momento, non si fa sorprendere. Ancelotti vede la squadra soffrire, corre a ripari, fuori lo svedese Blomqvist, dentro Orlandini. Un cambio quindi nella diga di centrocampo, vediamo proprio il tecnico del Parma in piedi. Dalla bandierina Orlandini, il suo cross tagliato, a vuoto Simeone, poi Thuram, grappolo di giocatori, la respinta sul destro di Cannavaro, Winter a liberare Paolo Sosa, con l'affanno questa volta la squadra nerazzurra, si prosegue addirittura Ronaldinho a supportare i compagni e Parma quindi vicinissima al gol. Qui vediamo il nuovo entrato Orlandini che è andato a disturbare il brasiliano, subito redarguito da Rodomonti. E rivediamo intanto l'occasione per il Parma, rimette la palla al centro Thuram, è sfortunato il giocatore del Parma che prende in pieno la schiena Cannavaro, di un giocatore. Poi prova Dino Baggio e Winter sulla traiettoria, infine Paolo Sosa per perfezionare il disimpegno. Parma, squadra non prolifica, che di solito segna al minimo, mentre vediamo un brutto fallo sicuramente da evitare su Stanic di Taribo West. Arriva Rodomonti, ammonito dunque per questo intervento il nigeriano. Rivediamo, si è reso conto di aver perso la palla e di non riuscire più a recuperarla, per cui cerca di scalciare il suo avversario. Eccolo qui Taribo West, il gioco intanto è ripreso, il Parma insiste ancora, siamo subito dopo la mezz'ora e Winter cerca di aprire il contropiede, imposta su Ronaldinho, lo scatto, grande duello brasiliano contro Thuram, due giganti in area, Ronaldinho ancora porta il pallone sul fondo, dalla parte opposta Moriero a colpo sicuro, addirittura colpisce il compagno Winter e non trova però la porta e non riesce a mettere l'esterno del piede, la colpisce un po' di interno collo, era una buona occasione per Moriero. Il gioco prosegue dunque, una risposta nerazzurra all'occasione precedente del Parma, Paolo Sosa come sempre playmaker della squadra, mentre avanza Simeone, corridoio
esterno Moriero cerca lo spazio per il traversone, il cross di Moriero, arriva Simeone, il colpo di testa vincente ma il gioco è fermo, gol annullato a Simeone, vedete non è d'accordo palesemente. Beh, Simoni che si alza, ora rivedremo il dettaglio, mi sembra che abbia commesso fallo sul marcatore, infatti, l'argentino. Infatti così a prima vista sembra che si sia nettamente appoggiato al suo avversario, però adesso rivediamo nel replay. Mette le braccia sopra le spalle del suo avversario, non gli permette di saltare, per cui secondo me è fallo. Stiamo rivedendo ancora, sì. Fallo. Si trattava di Stanic, giocatore molto abile tra l'altro sulle soluzioni aeree. Intanto Moriero inventa questo dribbling, palla dentro per Ronaldinho, brivido, anzi era Djorkaeff, brivido per la difesa del Parma, azione velocissima dell'Inter. Bravo Moriero a eludere l'intervento del suo avversario, ma Djorkaeff colpisce la palla troppo sotto, quindi gli si impenna sulla traversa. Ecco, guardiamo Moriero con questo cross a rientrare, ma colpisce da sotto la palla Djorkaeff. Al 38esimo dunque grande chance per la formazione interista, mentre attenzione c'è un fallo su Djorkaeff di Cannavaro, cartellino giallo per il difensore della nazionale, resta a terra Yuri Djorkaeff. Buon ritmo comunque questo primo tempo, risultato sempre sullo 0-0 al Tardini. Viene ancora atterrato Yuri Djorkaeff, vedete che si lamenta, ha ammonito Stanic questa volta. Sì, comunque l'Inter gioca molto molto allungata e portano tantissimo palla i giocatori dell'Inter, non è che abbiano molte idee né avanti né dietro a mio avviso. E siamo proprio allo scadere, 45esimo, vinta per Djorkaeff, grande occasione, bravissimo Buffon che resta estremamente lucido. Bravo Buffon che è rimasto fermo, ha guardato il pallone, non ha guardato le finte di Djorkaeff. In quei momenti è determinante fissare il pallone e non guardare le gambe dell'avversario, quindi guardando il pallone non cade per terra e riesce a parare il tiro di Djorkaeff. Ha tentato il francese il colpo sotto, non è riuscito a superare Buffon, davvero in grandissima forma in questo periodo di stagione. Siamo già nel recupero del primo tempo, sempre 0-0 il risultato e vedete Rodomonti si fa consegnare il pallone, tutti negli spogliatoi, pausa anche per noi, torneremo dopo la pubblicità. Nelle immagini siamo sempre al Tardini, tutto è pronto, vedete, per il secondo tempo di Parma-Inter. Si parte dal risultato di 0-0, vedete in piedi Carlo Ancelotti. La sua squadra ha cercato in effetti il risultato, ma non è riuscita ad andare in gol. E c'è una novità nello schieramento interista, milanese in campo, mentre abbiamo visto subito un intervento di Pagliuca sulla conclusione di Chiesa. Eccolo qui Mauro Milanese, mentre si rialza Paolo Sosa. Ha fatto posto al milanese Aaron Winter, ancora Chiesa, pallone dentro, grande opportunità per il Parma, Pagliuca su Orlandini, dunque brivido per la retroguardia interista. È stato bravo Chiesa a fintare il tiro e a servire il suo compagno di squadra che però trova Pagliuca molto pronto. Insiste ancora alla ricerca del successo la squadra di casa, c'è un intervento deciso di milanese, si prosegue con Fiore, resta a terra Stanic. L'incursione di Fiore, mette dentro, pallone per Crespo che non trova il bersaglio grosso, chiede la deviazione, eccolo qui l'argentino. E West tocca per ultimo, corner quindi per il Parma. Ed ecco rivediamo il cross e l'intervento di Crespo, prende la palla, non riesce a girare il piede indirizzandolo verso la porta. Il corner di Orlandini. Poi la conclusione da fuori di Chiesa ancora che non si fa pregare. Alza la testa, l'intervento di Pagliuca a terra. E rivediamo il collo pieno di Chiesa che non riesce a imprimere molta forza però al pallone. Per l'Inter Simeone. Azione ancora con Ronaldinho. L'accelerazione del brasiliano in aria, il tocco di Zemaria per l'arbitro e calcio di rigore. E qui c'è da rivedere nel dettaglio. Guardate le proteste di Capitan Benarrivo. Tutti i giocatori del Parma intorno a Rodomonti. Si rialza con la solita calma Ronaldinho, ci sono forti dubbi, poi si pronunceranno per noi questa sera Dossena e Bulgarelli, rivediamo. Lui ha preso completamente il pallone, cioè secondo me non è assolutamente calcio di rigore, rivediamo che è Thuram che colpisce il pallone per Zemaria, ma assolutamente non tocca Ronaldo. E dunque, che tra l'altro ha perso l'equilibrio, non si è buttato, ha perso l'equilibrio perché si è trovato di fronte all'avversario. Anche perché sappiamo bene, Carolina, i ritmi corretto delle sue accelerazioni, certo, poi bastano nulla. Certo. Abbiamo visto proprio la cavalcata
del fuoriclasse brasiliano. Ronaldinho dunque contro Buffon, opportunità a calcio di rigore, mentre vedete Simoni con Paulo Sousa. Seguiamo questo penalty, eccolo qui il brasiliano Rodomonti che cerca di far rispettare le posizioni in campo. Per noi il countdown 3-2-1, Ronaldinho, Buffon che chiude la strada e poi c'è l'intervento di Thuram su Simeone che forse doveva essere sanzionato con il calcio di rigore. Intanto abbiamo visto Buffon che con la palla ancora in campo è andato a esultare con il suo pubblico. Si è sfogato. Il gioco prosegue, il Parma subito, attenzione, senza tregua, Sartor, brivido con Crespo, poi l'opportunità per Fiore, Parma vicinissimo al gol, Fiore in acrobazia, Pagliuca sventa l'occasione e dunque chance fallita da Ronaldinho. Per noi 5 secondi di break. Inditel, Information Technology. E rivediamo il calcio di rigore di Ronaldo e bravo Buffon a rimanere fermo fino a quando il brasiliano colpisce il pallone. E dunque non è riuscito il fuoriclasse interista a realizzare il gol numero 16. Aveva fallito in Coppa quest'anno dal dischetto, mentre stiamo rivedendo l'opportunità a stretto giro per il Parma proprio dopo gli sviluppi del rigore con Crespo e Fiore. Si salva questa volta Pagliuca, ritmo molto veloce. E siamo al 25esimo, il Parma ancora che reclama un calcio di rigore per questo intervento di Bergomi in area. Guardate le proteste furibonde, Chiesa con Bergomi, cerca il capitano nell'azzurro di convincere l'avversario, addirittura Benarrivo insiste e viene ammonito per proteste tutti intorno a Bergomi che cerca di difendersi. Rivediamo Carolina, Orlandini. Non lo so, da qui non si può vedere, sinceramente forse il braccio lo tira indietro, non so se il pallone colpisce un pochino il braccio. Insiste, ben arrivo, gli però, animi si scaldano. Sì, pare che il braccio l'ha allontanato proprio per non creare dubbi, non per colpire il pallone. E dunque si prosegue sul risultato di 0-0, vedete siamo al 25esimo, Zemaria, gestione di palla per il Parma. Cerca di liberarsi della guardia Arcigna di Milanese, ancora il brasiliano, poi Dino Baggio, palla dentro, senza esito Sartor, recupero ancora di Dino Baggio, scivolata, ben arrivo sull'esterno, poi Chiesa, defilato, punta Sartor, l'accelerazione di Chiesa, va sul fondo, palla dentro, Pagliuca a terra. Intanto guardate quanti sono i giocatori dell'Inter dentro l'area di rigore, certo per una squadra così, in una posizione così alta in classifica, è strano vedere tutti quei difensori, anche se si gioca in una piazza come Parma. L'anticipo di Thuram su Ronaldinho, poi ben arrivo. Il corridoio preferito dalla squadra di Ancelotti è quello di sinistra, Orlandini chiede la collaborazione Chiesa, il pallone di ritorno ancora per Orlandini che si ostacola con Crespo, attenzione l'argentino, poi Orlandini, c'è Fiore al centro dell'area, Bergomi a chiudere, grande chance che poteva essere sfruttata meglio dalla squadra locale. Sì, si sono scontrati due giocatori, qui ha sbagliato Crespo a mettersi davanti al suo compagno di squadra che veniva in corsa da dietro, gli ha impedito il tiro in porta. Grande opportunità al 27esimo, mentre due minuti più tardi vedete il cambio, Moriero lascia posto a Ivan Zamorano, mentre Coe rileva il connazionale Djorkaeff. Dunque doppia sostituzione da parte di Simoni che vedete agitarsi in panchina, mentre Zemaria va dalla bandierina, la sua opportunità, il colpo in testa di Thuram, il salvataggio di Zanetti sulla linea, davvero rischia grosso l'Inter. Sì, i giocatori erano tutti piazzati nei posti giusti, però ovviamente sui calci d'angolo i giocatori del Parma sono molto abili nel gioco aereo. Thuram del resto è altissimo, guardate come svetta. Stacco imperioso direi. Imperioso proprio. Bravissimo Zanetti con Pagliuca fuori causa. Si prosegue ancora, Crespo al sinistro al 7 dell'1-0 per il Parma. Gran gol sulla sponda di Dino Baggio al 33esimo. E Crespo era circondato da 6 giocatori dell'Inter. Ha la fortuna di intivare l'angolo giusto, l'unico spazio libero era proprio l'incrocio sinistro della porta di Pagliuca, riesce proprio a infilare il pallone là sotto, niente da fare per il portiere dell'Inter. Adesso stiamo per rivedere il dettaglio, ma sicuramente grandi meriti anche a Dino Baggio, lo vedremo nel suo stacco, la solita torre sul corner di Orlandini. Sì, anche perché è stato anche spinto da dietro e guardate dove infila il pallone Crespo. L'unico varco possibile, c'era anche Paolo Sousa sul palo, rivediamo Carolina. Sono tutti lì, solo l'unico posto libero era l'incrocio dei pali.
Rete davvero pesante di Hernán Crespo, eccolo qui il centravanti della nazionale argentina, dunque a poco più di 10 minuti dal termine Inter con un gol da recuperare con Zamorano in campo. Simeone, eccolo servito al cileno, prova il destro a terra, Buffon attentissimo mentre soffre Gigi Simoni, campo difficile per lui e per la sua squadra, il Tardini di Parma, espressione diversa per Carletto Ancelotti. Intanto siamo nel finale, abbiamo visto un intervento in scivolata, c'è la gioia legittima da parte dei tifosi del Parma, dunque una vittoria pesante per la squadra emiliana. Zé Maria va alla rimessa con le mani, c'è il controfallo milanese che ha recuperato Ronaldinho, Paolo Sosa l'apertura, Coe il colpo di testa per Zamorano, in ritardo il cileno, l'uscita sicura di Buffon. Grandi applausi per il portiere, vedete, di soli 20 anni. E io direi che il futuro è tutto per questo ragazzo, dalle potenzialità enormi. Intanto Zé Maria calcia il pallone direttamente in fallo laterale. La rimessa di Sartor, seguiamo gli estremi tentativi dell'Inter, il lungo cross di Paolo Sosa per Zamorano anticipato, poi Coe che sospinge Ronaldinho, in ritardo il brasiliano, non c'è più nulla da fare, il fischio di chiusura di Rodomonti, Parma che batte Inter 1-0. Noi adesso ci ascoltiamo qualche consiglio di Martina Colombari e poi torneremo per...